Consiglieri, buongiorno. Se prendiamo posizione, diamo inizio alla seduta odierna. Grazie. Segretario, se cortesemente possiamo procedere all'appello, grazie. Zinno, Arpaia, Sente Carbone, Carcatella, Chianese, Cilento, Pozzuto, De Angelis, Di Giacomo, Emozione, Esposito, Farina, Sente, Fatalò, Ferrigno, Galletta, Diacono, Giuliano, Longobardi, Marino, Mirabelli, Nola, Punzo, Russo, Spaziani, Belotta. Però è entrato Farina. Allora, con 17 presenti diamo inizio alla seduta odierna. Giustifico il consigliere Arpaia per la sua assenza e la consigliera Nola. Nomino scrutatori. Consigliere Farina, la consigliera Punzo e il consigliere Di Giacomo. Passo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Approvazione verbale seduta precedente, prego consiglieri. Consiglieri cortesemente, consigliera Ferrigno, consigliera Giuliano, consigliere Iacono. Allora, con 14 voti favorevoli e 3 astenuti, consigliere Galletta, Farina e Carcatella, diamo per approvato l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e dei servizi complementari. Approvazione convenzione città metropolitana. Lascio la parola al sindaco. Sì, signor Presidente, signori consiglieri, ci troviamo davanti a una necessità per noi di dover iniziare una procedura. Non siamo venuti in consiglio fino ad ora perché stavamo attendendo che l'ATO e il SAD completasse il percorso, perché come ho già avuto modo di dirlo al Consiglio Comunale, c'è l'ATO che sta lavorando per tramite la costituzione dei SAD, una gara che dovrà essere unica per tutti i comuni del SAD, sono 8 comuni, però ad ora non tutti i comuni hanno ancora completato la procedura, per cui ci troviamo, nonostante noi l'abbiamo fatta già nel mese di luglio, che molti comuni non hanno ancora completato questa procedura.
Abbiamo una scadenza della gara entro giugno del 2025, cioè giugno 2025 è l'ultima proroga che il dirigente può dare, proroga già prevista dal capitolato, ma comunque essa stessa è una proroga. Per cui prima della ultima proroga che darà il dirigente entro il 31 dicembre, abbiamo inteso far partire la gara. Siamo consci anche che questa gara all'interno avrà come già in passato e come dovuto per legge una clausola rescissoria. Questa clausola rescissoria dirà che nel momento in cui il saldo lato avrà il soggetto unico di gestore, la gara terminerà di diritto. Per cui se anche una gara prevista per 4 anni, il primo anno, i primi 3 mesi, i secondi 6 mesi, verrà rescisso il contratto automaticamente senza nessun diritto da parte dei terzi. Tant'è che col dottor Peruso, ma ve lo dico questo perché è giusto che voi sappiate un po' a cosa stiamo andando incontro in maniera generale tutti quanti, abbiamo previsto, chiesto di prevedere al dirigente che sta anche rimodulando probabilmente qualche parte amministrativa in questo caso, che qualsiasi miglioria venga fatta dal terzo anno in poi, perché è ovvio che se nei prossimi 2 anni nulla avverrà, significa che il SAD e il lato non saranno più efficaci e quindi non ci sarà più un unico soggetto che gestisce. Ma non penso, perché c'è una legge regionale e un indirizzo nazionale rispetto a questo. Ma dall'altro lato sarebbe sa fatta salva il comune da qualsiasi causa di un soggetto che si vedesse affidato una gara per 5 anni, fa le migliorie il primo anno e il secondo anno se ne va. In quel caso potrebbe far causa all'ente rispetto alle migliorie apportate. E quindi la rimodulazione di quelli che sono i tempi delle migliorie, il dottor Peruso le sta facendo proprio in base a questa necessità di avere la certezza che nel caso in cui rimanga per tutti i 4 anni o 5 anni, ma non ricordo qual è il periodo. Non possiamo avere cause perché le migliorie vengono fatte nell'ultima parte dell'appalto, mentre invece se viene rescisso prima non ci sarà nessun problema. Questo per dare un poco le motivazioni. Tra l'altro, il Comune di San Giorgio non può fare gare al di sopra dei 5 milioni di euro per servizi, per cui dobbiamo avere un soggetto esterno e c'è passo, la cosa più facile, semplice e diretta, quello di chiedere all'ente a noi sovraordinato che è la città metropolitana, e quindi questa è la bozza dell'accordo che poi dovrà tra i due uffici, uffici del dottor Peruso e il dirigente della città metropolitana, diventare poi un atto reale che poi non avrà bisogno di voto del Consiglio, perché il Consiglio va approva la bozza, poi là verranno messe le cose concrete, chi sono i dirigenti, il capitolato e tutto il resto. Ovviamente questo, come dicevo e lo volevo spiegare al Consiglio, è un atto che ci serve a poter continuare questo servizio e far partire da parte della città metropolitana la gara, sapendo o sperando quasi che entro pochi mesi si possa concludere il percorso del SAD e possa decidere questo SAD finalmente chi è l'ente gestore, se è un ente pubblico o è un ente privato. L'impostazione era sull'ente pubblico, quindi è una cosa sul quale ovviamente stiamo attendendo l'ok da parte di tutti i comuni. Ovviamente però non possiamo dare per certo nulla che oggi nelle carte non esiste. Per cui quello che è certo è che noi abbiamo la scadenza della gara che prevista già all'interno, l'ultima proroga potrà avvenire entro il 30 giugno del 2026-5, e quindi ci dobbiamo trovare uno strumento perché se il SAD non si determini ci possiamo determinare da soli. Da soli non lo possiamo fare e quindi deleghiamo la città metropolitana a questo percorso. Sperando di essere stato abbastanza chiaro rispetto all'impostazione generale della problematica, che è puramente amministrativa e poco politica, ovviamente, nel senso che non ha delle scelte oggi, non scegliamo qual è la tipologia di servizio che viene fatto, ma ovviamente qual è la procedura, perché sul servizio già ci siamo determinati, ovviamente era giusto fare questo passaggio. Grazie signor Sindaco, lascio la parola all'assessore Sarno. Nel frattempo saluto i ragazzi del liceo Urbani di San Giorgio a Cremano che sono qui per il progetto PTC, però hanno avuto il piacere e noi abbiamo anche noi l'onore di averli qui presenti in sala come pubblico. Prego, assessore. Presidente, volevo solo aggiungere un dato politico a quello che ha detto il Sindaco, che ha spiegato in maniera secondo me molto chiara l'iter amministrativo che ci porta ad approvare oggi la convenzione con Città Metropolitana.
Il dato della raccolta differenziata si sta ormai attestando stabilmente tra il 58 e il 62%, cioè negli ultimi 3 anni abbiamo recuperato 10 punti percentuali, è un risultato secondo me importante. Chiaramente non consideriamo un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per rilanciarci ulteriormente in queste politiche. Io ritengo che con gli accorgimenti che sono previsti nel nuovo appalto e con il centro di raccolta che ormai è già un progetto, diciamo, in cantiere, credo che si possa dare quell'ulteriore incremento che ci porti a percentuali sicuramente significative e rilevanti. Quindi volevo fornirvi questo dato, il dato della raccolta percentuale è gradualmente in incremento, abbiamo recuperato negli ultimi 3 anni 10 punti percentuali, che credo sia estremamente significativo. Grazie. Grazie Assessore, prima di dare la parola al Consigliere Carcatello, io la ringrazio e la esorto a continuare su questo lavoro. A lei, a tutto il settore, perché i dati che lei prima ci trasferiva sono dati reali, oggettivi, ma soprattutto si percepiscono in città, quindi continuiamo a lavorare su questo processo, perché sicuramente continuerà a far crescere il nostro territorio. Prego, consigliere Carcatella. No, rapidamente, visto che l'assessore ha tirato un po' in ballo la questione politica, noi in commissione spesso abbiamo parlato di fare qualcosa in più sul territorio. È vero che riconosco anche personalmente l'impegno dell'assessore, c'è stato un cambio di passo rispetto al passato, però questo cambio di passo naturalmente non basta, noi ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più, anche perché ci sono aree della città completamente abbandonate. San Giorgio non è solo il centro, e anche il centro di San Giorgio non è così pulito, è un continuo che non vengono spazzate, lo spazzamento non è costante, non è continuo, la pulizia delle strade non è un'ottima pulizia delle strade, le campane del vetro, che spero che nei prossimi mesi verranno tolte, versano in condizioni fatiscenti, le strade non vengono lavate, esistono ancora zone dove ci sono costantemente manifesti di morti sui muri della città. Quindi noi ci troviamo dopo 5 anni in commissione ancora a parlare delle stesse cose e a vedere che effettivamente non tutto è stato fatto. Quindi assessore, io mi auguro che in questi ultimi mesi ci sia ancora una spinta maggiore rispetto a quello che hai fatto, perché ti ripeto, prendo atto del tuo impegno, però mi è dispiaciuto quasi dover intervenire, perché se il sindaco dice che è una questione tecnica e poi tu poni una questione politica, io ti dico che politicamente, dal punto di vista ambientale, questa città sta ancora un po' arretrata. Grazie consigliere. Prego assessore. Allora, consigliere Carcatello, io nel mio intervento infatti ho detto che noi consideriamo questo un punto per rilanciarci, non un punto d'arrivo. Chiaramente le problematiche ambientali sono, come dire, problematiche di tipo culturale, hanno bisogno di tempo per riuscire ad affermarsi, non sono quel tipo di attività per cui praticamente si programmano e si realizzano il giorno dopo come per altri servizi. La raccolta differenziata, lei lo sa bene perché so che è attento a questa tematica, parte dalle nostre abitazioni e poi, voglio dire, arriva in strada. Quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo punto di vista. Certamente sul servizio, chiaramente, dove c'è da intervenire, il dirigente lo fa in maniera puntuale, anche rispetto appunto ai servizi erogati dall'impresa. Sulle campane di vetro, su cui ci siamo interrogati tante volte, sai bene che nel prossimo appalto è previsto un sistema diverso di raccolta del vetro, anche perché se noi andiamo spesso vicino alle campane, lei si accorgerà che le campane sono vuote e talvolta il vetro viene posizionato a terra dai cittadini. Quindi è un processo lungo, però partiamo da un punto di partenza significativo. Il 58-62% è un dato secondo me rilevante, del quale non mi attesto la paternità, perché chiaramente è frutto del lavoro di una squadra, ma secondo me è frutto anche delle attività che svolgono i consiglieri di opposizione, perché poi su queste tematiche credo che veramente ci sia poco da differenziarci tra maggioranza e opposizione. Chi governa può dare degli indirizzi, ma credo che una città più pulita la vogliono anche i consiglieri di opposizione. Quindi io credo che si possa continuare insieme a fare un buon lavoro. Sono fiducioso che nei prossimi anni chiunque di noi dovesse esserci potrà raccogliere anche i risultati di questo lavoro fatto adesso, col centro di raccolta che abbiamo messo in campo in tempi rapidissimi. È un progetto che può essere effettivamente realizzato giusto con i tempi amministrativi, ma è già tutto pronto. Io credo che veramente possiamo arrivare a delle percentuali significative. L'obiettivo di tenere la città più pulita è un obiettivo che ci vede tutti quanti uniti.
Quindi credo che se continuiamo a lavorare in questa direzione possiamo fare un buon lavoro per la comunità nei prossimi anni. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'atto così com'è. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e dei servizi complementari, approvazione convenzione città metropolitana. Prego consiglieri. Allora, con 17 voti favorevoli, un contrario il consigliere Carcatella e un astenuto il consigliere Galletta, diamo per approvata la convenzione. Consigliere, pongo in votazione l'immediata esecuzione dell'atto. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e dei servizi complementari, approvazione convenzione città metropolitana. Votiamo per l'immediata esecuzione, prego consiglieri. Consigliere mozione. Con un astenuto il consigliere Galletta, uno contrario il consigliere Carcatella e 17 favorevoli, diamo per approvata l'immediata esecuzione. Visti terminati... lascio la parola al signor sindaco, prego. Sì, signor presidente, signor consigliere, velocissimi. Una cosa volevo dirla al consigliere Carcatella, devo scappare quindi non posso essere troppo polemico, ma di solito con lei non lo sono, anche perché dopo l'idillio tra lei... e l'assessore Sarno non lo vorrei rompere, quindi no, soltanto per dire che tra le tante cose io ringrazio anche il dirigente e tutto il settore, perché siamo passati da 13 a 27 CER, significa che questa amministrazione ha dato 14 nuove possibilità di fare differenza, l'abbiamo più che raddoppiata, e questa ha dato una grande mano alla percentuale. Poi dobbiamo lavorare su quello che è l'educazione civica da parte di alcuni cittadini, perché se no non arriveremo mai al 70 o più per cento, anche se l'isola ecologica è fondamentale. Soltanto una cosa, io mi auguro che entro domani, mi diceva il Presidente, potremmo già avere la possibilità di convocare il Consiglio Comunale per martedì prossimo, avremmo la possibilità finalmente, anche sul livello amministrativo, di poter chiedere il mutuo per quanto riguarda il cinema Flaminio. Quindi io mi auguro che le carte siano... passano in commissione, se riusciamo a fare velocemente, e martedì prossimo questo Consiglio Comunale potrebbe approvare nella mattina l'acquisizione del cinema Flaminio. Subiudice ovviamente all'erogazione del mutuo, ma anche su questo ci siamo mossi, perché se entro il 31 dicembre potremo realmente acquistare il Flaminio per l'estate o per l'inverno prossimo, potremo finalmente avere un cineteatro per la città di San Giorgio a Cremano, e mi sembrava giusto ricordarlo a tutti quanti noi quanto ci siamo spesi e quanto è importante per il livello culturale e anche istituzionale della nostra città. Grazie. Grazie signor sindaco. Allora, terminata i punti all'ordine del giorno, alle ore 12 dichiaro terminata la seduta odierna. Grazie a tutti e un saluto ai ragazzi dell'Urbani, alla loro insegnante e a tutti i dirigenti.